caseificio turnario, vissuto da piccolino, prima di andare a scuola, che era a casa con Navi, che era il casale che si chiamava Celeste, Navi anche a messa la mattina, poi Navi a scuola, però prima Navi a far mettere su dal parol la fleta, ne dava un po' di fleta a sto casale, e l'era negozio particolare, però l'era un segno, una roba che la guerra stabile tutti i giorni, lì, sempre. Non la si finiva mai, era un punto di... come che t'hai detto, non è una roba economica, però l'entode formai una codega che lì la che sempre, se funziona. E funziona con l'aiuto di tutti. Come dire, quel che porta 200 litri di latte o quel che ne porta 5, gli è tutti uguali. Certo, uno porta a casa più roba, l'altro di meno col sistema turnario, però tutti hanno valore. Ed è questo un po' che nella cooperativa non è così, non ti capisci cooperativa. Nel turnario è un altro tipo di approccio. Più nel turnario ti porti a casa il tuo prodotto. Quindi il socio, che il contadino che magari se ne frega a portare il latte a posto, pulito, detenere la sua bestia, mentre la cooperativa adesso gli ambienta i punti, cioè ti paga il latte in base ai punti che ha, se le proteine, se le pulito, se questo, e quindi invia. Gli deve fare i carabinieri, in poche parole, per indurlo a portare anche il turnario, no? Perché mi porti a casa il formai. Se hai portato la bon, porti a casa il formai bon, se no no. Non occorre che qualcuno mi dica, cioè mi pari da solo, insomma, ecco. Era un altro tipo di sistema. In più, l'era turnario, le fa per mangiarsi il suo formai, e quindi, tanto più, non è che mi fa del male a me, in poche parole, ecco. È tutto un sistema che gira via sulla fiducia, sul modo, sul rapporto di concepire la stalla, il fieno, tirar sul fieno, meglio che se poi, perché poi non cade in terra, non cade in roba che dà problemi alla la stalla, la pulizia, la bestia sana, tutto un discorso così, che ven seguente, o che veniva seguente. Adesso, come si vede, si è rimasti così, però siamo rimasti, insomma. In più qualcuno l'ha dovuto, perché funziona il turnario, l'ha dovuto ingrandirsi, arrivare a far economia sul turnario, e quindi un po' anche girare il modo di concepire il turnario, insomma, perché certe robe se le cerca di fare buone per noi, ma dobbiamo cercare di venderle se vogliono avere economia. Quindi l'ha dovuto cambiare un po'.